Si dice che fosse estremamente difficile varcare la soglia della camera di Marcel Proust. C'era tutto un cerimoniale per entrare nella camera di Marcel. In anticamera si era fermati da Celeste, la domestica. Mi chiedeva: signor Jean, non ha mica incontrato una signora che avrebbe potuto toccare un fiore? Marcel, infatti, viveva in una nuvola di polvere antiasmatica per paura delle crisi di soffocazione e temeva persino che gli si avvicinasse una persona che avesse incontrato una persona che avesse annusato un fiore. Si entrava in una vera nube di polvere antiasmatica. Stava coricato, completamente vestito, sul suo letto. Il letto era circondato da una specie di gabbia di sughero che lo proteggeva contro i rumori esterni. Portava dei guanti bianchi per evitare di mangiarsi le unghie. Assomigliava, con la sua barba lunga, a Carnot morto o a Rum Rashid o al capitano Nemo. E effettivamente la sua camera assomigliava abbastanza al Nautilus. Quando non aveva la barba, assomigliava anche al famoso ritratto che gli fece Jacques-Émile Blanche, dove egli sembrava un po' un uovo di Pasqua. La sera ascoltavamo qualche brano del suo libro, ma era estremamente difficile capire, perché leggeva ridendo, soffocando il riso sotto la barba e sotto la mano guantata, e interrompeva la lettura dicendo: «È idiota, è idiota!» E ci spiegava che un certo gesto non si sarebbe potuto capire che nel 15° volume, troppo sotto la pila per trovarlo. La lettura finiva in una gran confusione generale. L'asma non gli impediva di uscire? Sì, usciva. Andava qualche volta molto di rado fra la gente. Si tagliava i capelli da solo, con le forbici da unghie a piccoli tagli. Andava qualche volta a far visita in piena notte a Madame de Chevigné, che diceva: «Marcel viene a qualunque ora con delle macchinette in tasca». Si sbagliava. Erano delle bottigliette. Aveva sempre delle bottiglie di acqua di Vichy in tasca. Sembrava che arrivasse un ostetrico. Una volta andò ai balletti russi. Ci andò una sera nel palco di Misia Sert. Era un palco eccezionale perché c'erano Renoir, Auguste Rodin e Proust. Si fecero tali e tanti complimenti prima di sedersi che finirono per accomodarsi quando calava il sipario e così non riuscirono a vedere la Première d'Enfant. Con Marcel si doveva sempre seguire un cerimoniale complicatissimo. Era estremamente suscettibile. Viveva in un'atmosfera di tali ipersensibilità che effettivamente si poteva offenderlo senza rendersene minimamente conto. Molto spesso andava al ristorante La Rue, poi mi scriveva 15 pagine. «Caro Jean, sono dalla Rue e tu hai fatto finta di non vedermi». Io naturalmente non l'avevo visto affatto. Mi viene in mente una storia molto divertente. Proust andava a Ritz, dove faceva visita alla principessa di Suzhou, che è diventata la signora Paul Morand, e quando usciva distribuiva mance. Una sera, che non gli era rimasto niente in tasca, disse al portiere: «Mi può prestare 50 franchi?» «Sì, signor Proust, eccoli». «Li tenga, sono per lei».